Dobbiamo anche. Il segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, insieme ai senatori Maurizio Romani e Alessandra Bencini, alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale Lucrezio Paolini, hanno presentato oggi all'Aquila il disegno di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e del cratere, colpiti dal terremoto il 6 aprile 2009. Siamo al dramma, io non voglio drammatizzare, ma bisogna prendere consapevolezza di qual è lo stato della situazione e a Roma non si può far finta di nulla e ritenere. Compito principale della Commissione sarà quello di svolgere verifiche sull'utilizzo delle risorse dei fondi stanziati in ambito nazionale ed europeo per gli interventi di ricostruzione. Noi vogliamo che nei due anni si risolvano i problemi, cioè si capisca che ci sono responsabilità per problemi che sono creati già negli appalti dati e soprattutto per la regolarità degli appalti futuri. Come mai solo adesso? È passato parecchio tempo. È perché abbiamo visto come sono evolute le cose, sono passate 6 anni dal sisma e ancora, dico di fatto, non è tutto ricostruito. Allora vogliamo vederci chiaro. Siete accordati con la senatrice Pezzopane? Vede, non c'è da mettere un cappello su una proposta, c'è da vedere se vogliamo portare avanti una proposta nell'interesse dei cittadini. Quindi ben venga il sostegno, al di là di chi noi abbiamo presentato prima, lei ha presentato dopo, ma il problema non si può. Ma non era più incisivo fare una cosa unica a questo punto? Ma non c'è mai, non è mai troppo tardi, possiamo unirci insieme, ma non solo, abbiamo chiesto a tutti i parlamentari dell'Abruzzo di sottoscriverlo, a tutti i parlamentari italiani. Credo che tra l'altro l'Abruzzo non sia un fenomeno soltanto locale, ma è una questione nazionale e va affrontata come tale.